Errori di Bastoni costa caro all'Inter, l'Inter perde in semifinale di Coppa Italia 2-1 contro la Juventus, però ancora non è finita, quindi ci potrebbe essere anche una rimonta e può darsi anche che l'Inter potrebbe vincere, può darsi che potrebbe fare una rimonta, credo se può fare anche un gol, non so se fa solo un gol potrebbe passare, però può darsi. Scrivete qua sotto i commenti, secondo voi se l'Inter potrebbe riuscire a vincere la partita di ritorno e andare in finale di Coppa Italia. Io sulle finali di Coppa Italia avevo pronosticato che ci andavano Inter, Milan, però Milan non più ovviamente perché non, è stata la cacciata all'Inter, ho detto Inter, Napoli, Juventus, Atalanta no, non credo, però devo fare un altro video tanto dopo, quindi le parleremo dopo della partita di ieri Napoli-Atalanta, quindi potrebbe anche essere una rimonta incredibile dell'Inter. Allora, Lautaro, secondo me i primi 20 minuti l'Inter ha giocato bene, molto bene, però dopo ovviamente il rigore, quello può darsi che era rigore, sì, cioè è andata andata a vedere il VAR, mi sembra che è andata a vedere, vabbè, quello era rigore, segna Ronaldo, però è imperdonabile l'errore di Bastoni, perché quell'errore è stato di Handanovic e di Bastoni, perché Bastoni non è stato proprio un errore di Bastoni, perché Bastoni la voleva passare al portiere, lui gli ha indicato là, però Handanovic è andato da Bastoni, quindi scrivete qua sotto i commenti secondo voi chi ha fatto l'errore tra due, può darsi anche Handanovic, perché secondo me se gli aveva detto che doveva andare là, secondo me non doveva andargli addosso, poi perché gli è andato addosso se vedi che c'è un giocatore dietro, perché ci vai addosso, però vabbè. E niente, secondo voi chi potrebbe, dovete scrivere tante cose qua sotto nei commenti, le altre due cose che vi ho detto, poi dovete dire secondo voi chi andrà in finale e quelli che andrà in finale chi vincerà tra queste due, quindi scrivete qua sotto i commenti il mio parere. Io, se devo essere sincero, ci va il Napoli. E poi tra Juventus e Inter sinceramente non lo so, se l'Inter gli potrebbe bastare anche un gol per andare avanti, io dico Inter, se no, se deve fare due gol non offendetevi se siete interisti o juventini, è un parere mio. Oppure se fa solo un gol e non basta, secondo me ci va avanti la Juventus in finale. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanellina per non perdervi nessun altro video. Ciao ragazzi.